sicuramente siamo partiti dalla questione dei costi della politica. Noi già nel 2010 proponevamo di almeno dimezzare gli stipendi dei consiglieri regionali, che veleggiano tuttora tra i 7.000 e i 14.000 euro netti al mese, ed è riuscito con lo scandalo appunto del famoso sciatore, cioè del consigliere che andava a sciare al Sestrer prendendo rimborsi e spese, di cui ancora però la procura non ha trovato il corrispondente nome, a far uscire lo scandalo dell'autodichiarazione. Cioè i consiglieri regionali possono autodichiarare che vanno in missione sul territorio e prendere gettoni, rimborsi e spese. Parliamo di migliaia di euro, 600.000 euro solo nel 2011, di cui il recordman è sicuramente il consigliere della provincia di Novara, Boniperti, con 37.000 euro, e fortunatamente ci sono anche dei consiglieri che non hanno mai chiesto le autodichiarazioni, tra cui ovviamente il consigliere Movimento 5 Stelle, quindi sottoscritto Davide Bono e il collega Fabrizio Biolè. Quindi oltre questo, oltre gli stipendi che prendo, noi crediamo quindi che serva una stretta veramente sugli stipendi dei politici, ma non solo, serve fondamentale trasparenza sui conti dei gruppi consigliari. Non a caso la finanza due settimane fa è arrivata nei gruppi consigliari, ha preso tutti gli scontrini, le pezze giustificative delle spese dei gruppi consigliari da 2008-2012, perché purtroppo prima non si possono prendere per legge, solo 5 anni, e adesso passerà i mesi ad analizzare se c'è una corrispondenza tra le spese o se c'è qualche caso fiorito anche in Piemonte. Noi abbiamo chiesto più trasparenza e abbiamo pubblicato integralmente la prima nota, cioè l'elenco di tutti i singoli scontrini, fatture, voce per voce, con tanto di beneficiario, così presente sul nostro sito del Movimento la pagina trasparenza, così che i cittadini possono controllare se anche noi magari facciamo quello che diciamo oppure no. E questo sarebbe importante per tutti i gruppi, far vedere realmente cosa si spende, perché sono soldi pubblici, sono soldi dei cittadini, e su questo non si deve mai scherzare. Quelli, diciamo, chiamati in causa un po' tutti quanti, qualcuno dice finché esistono queste regole, queste disponibilità, si può anche dire che voi si può anche rinunciare, perché voi l'avete fatto ad una parte di queste perspective. Certo, noi... Assolutamente, le autodichiarazioni ovviamente no, quindi basta semplicemente non dichiarare la regione e non chiedere i gettoni. L'altra parte dello stipendio è fissa, nel senso che non si può rifiutare, cioè restituire alla regione Piemonte, però noi l'abbiamo messa in un fondo che si chiama Fondo per Progetti a 5 Stelle, in cui qualunque cittadino ci può chiedere via mail o sul forum una richiesta di sostegno. Ad esempio capita molto spesso, sempre di più, per cause legali, verso problematiche del territorio e magari anche per quanto riguarda la crisi riguardante le cartelle esattoriali di Equitalia, e diamo una mano. Quindi facendo ritornare veramente ai cittadini, non la regione Piemonte, che magari a volte li spende anche male, ma direttamente ai cittadini. Questo è un segno importante. Noi prendiamo solo, tra virgolette, 2.500 euro netti al mese, che è una cifra già alta, è più del doppio dello stipendio medio di un piemontese che lavora. Riteniamo che questa dovrebbe essere la cifra che tutti prendono, però ad oggi non è così. Speriamo che con il Movimento 5 Stelle, magari a Roma, possa iniziare a cambiare un po' la storia di questo paese, che sta sempre più peggiorando.